Ciao a tutti, siamo in Piazza Maggiore dove il 26 maggio 2020 è stato affisso questo maxi appello Libertà per Patrick Zaki, creato dall'artista Gianluca Costantini. Ricordiamo che Patrick Zaki è un attivista egiziano, studente dell'Università di Bologna, che è in detenzione preventiva dal 7 febbraio e ad ora non si sa la data della sua udienza. Mandiamo ora delle interviste fatte lo scorso febbraio. Abbiamo cominciato a seguire la vicenda di Patrick da subito. Patrick è uno studente egiziano che studia a Bologna e si è recato al Cairo per fare una visita ai suoi familiari e è stato arrestato appena atterrato in aeroporto, quindi su di lui si sono perse le tracce per 24 ore, 24 ore in cui in seguito abbiamo saputo lui è stato torturato dalle autorità egiziane. Da quel momento c'è stata appunto la conferma dell'arresto, la manifestazione dei capi d'accusa che sono soprattutto di diffamare il regime egiziano con notizie false, che sono accuse molto pesanti per cui Patrick rischia dai 5 anni all'ergastolo addirittura. Siamo scesi subito in piazza, già domenica sera c'è stato il primo flash mob che in realtà è stato organizzato da un cittadino, da un amico di Patrick. Subito dopo appunto abbiamo continuato con le manifestazioni. L'ho conosciuto in via Cartoleria nel cortile dell'università sotto il cedro, come avevo conosciuto 7 anni fa ormai praticamente tutti i miei amici dell'università. Non mi era sembrato assolutamente il prototipo del rivoluzionario senza paura, senza macchia. Era un ragazzo, cioè ero io 2 anni fa a Parigi in Erasmus. Lui mi aveva chiesto dove si potesse andare a ballare, quindi tipo guarda, io onestamente non ho idea, non vado a ballare da 5 anni praticamente. Appena abbiamo saputo dell'arresto di Patrick tutti ci siamo iniziati a interrogare su come reagire. Chiaramente la prima reazione non è stata positiva e continua a non esserlo. No, ma dai, non può essere questo tizio che io veramente conosco, cioè sarà un caso. Invece no, poi vai a vedere, mi sono informato e ti sale proprio la rabbia. È un po' come se io, quando stavo in Erasmus in Francia, da Parigi, dico, ah, torno a casa a trovare mia mamma. Mentre ero in Francia, a un certo punto ho scritto su Facebook che il governo ha fatto una cosa ingiusta. E mi arrestano per questo. La notizia è arrivata proprio tramite questo suo amico, Amr, che ha dato subito l'allarme. Anzi, è stato molto importante perché in questi casi, appunto, queste scomparse avvengono nel nulla e si rischia di non sapere mai più niente di attivisti, giornalisti. Anzi, se lui non fosse stato uno studente bolognese, non sappiamo che fine avrebbe fatto, questo possiamo dirlo. Il rettore e il vicario si sono subito mobilitati e, diciamo, tutta l'università chiedeva che fossero rispettati tutti i diritti di Patrick in quanto essere umano e che ci fosse trasparenza nel processo, in tutta la faccenda, ecco. È che una persona non dovrebbe essere protetta dallo Stato perché è buona, dovrebbe essere protetta dallo Stato perché è una persona e basta, non dovrebbero esserci altri discorsi. Cioè lui potrebbe essere la persona più, tra virgolette, cattiva del mondo, potrebbe non essere così solare come poi è, non sarebbe comunque una scusa. Nel nostro sistema scolastico non è prevista una vera e propria educazione alla cittadinanza, educazione civica, o meglio, c'è, ma è relegata sotto altre materie, viene nella maggior parte dei casi sempre trascurata e non viene percepita come qualcosa di serio. L'opinione pubblica si risvegli solo quando succedono tragedie o quando c'è qualcosa di cui parlare e non sia sempre attenta e attiva su questi temi, perché se non si crea sensibilità attorno a queste tematiche sin da subito è difficile crearla dopo. Almeno per le cose per cui uno si sente toccato penso che sia giusto cercare di coinvolgere più persone possibile. In qualità appunto di rappresentante degli studenti e quindi anche di rappresentante di Patrick, perché anche lui era uno studente della nostra comunità, noi ci siamo sentiti di lanciare un appello al governo italiano di dichiarare l'Egitto un paese non sicuro e di valutare anche di rivedere i rapporti diplomatici che intercorrono fra Italia e Egitto fino eventualmente al ritiro dell'ambasciatore italiano in Egitto.
quello che stiamo aspettando adesso è ovviamente l'udienza del 22. La cosa peggiore che può succedere è che venga prolungata ulteriormente la detenzione, perché per legge nel regime egiziano la detenzione può essere promulgata di 15 giorni in 15 giorni, potenzialmente all'infinito. Stiamo cercando di mantenere alta l'attenzione, perché comunque quello che ha fatto Amnesty fino adesso, ma in realtà quello che tutti hanno fatto, tutte le mobilitazioni, hanno avuto dei bei riscontri. Anche il semplice fatto che l'appello sia stato accettato è una cosa che di solito non succede. Noi abbiamo seguito altre cause con il regime egiziano, di solito l'appello non viene assolutamente accettato, quindi già questo teoricamente è un segnale positivo, anche se appunto poi non ha condotto a nulla fino adesso. Spero che non lo distruggano, perché è quello che ti fanno queste cose, distruggerti dentro, penso. Non so come sei dopo esserti scontrato da singolo contro un'istituzione. Si parla di diritti umani, non ci possono essere posizioni, ecco, c'è una posizione sola.